Non capisco. Ci avviciniamo alla montagna? Esatto. Laggiù. Non voleva proprio che qualcuno lo avesse. Ma farsi fermare da un anatema? Queste rediviene non mollano. Sono pronto. Veleno, arriva. È chiusa con la magia. Magari per l'ultimo tratto della montagna la posso portare io. Non penso. Perché? Lei era più importante per me. Cosa? Nel senso che ho passato più tempo io con lei. Tu eri sempre a caccia. Ti conviene chiudere la bocca. Thank you.
Ora capisco perché mamma voleva essere portata qui. Già. Lo saprà Sindri che la celovia è bloccata da queste radici? Ne dubito. Come potrà farlo? Non mi importa. Rovo di El. Non si brucia né si taglia. Quello è fumo. Sono esausto. Fermati, ragazzo. No, questo cos'è? Cerchiamo un'altra strada. La strega. Magari fosse qui. Forse potrebbe aiutarci. La mia magia è inefficace contro l'alito nero e non c'è modo di aggirarlo. E tutto questo grazie a Odino. Che ci fai qui? Mi assicuro che arriviate sani e salvi.
E perché solo adesso? Ero impegnata a salvare il mio amico. Te lo ricordi? L'alito nero è una magia così malvagia che neanche io riesco a fugarla. Solo la pura luce di Alfheim è tanto forte da aprire un varco. La strada è lunga. È importante che proseguiate. Importantissimo. Seguitemi. Perché ci aiuti? Forse in voi c'è qualcosa di me più di quanto io ammetta. Forse... aiutare voi è un modo per rimediare a una vita di sbagli. O forse voi mi piacete. Anche se abbiamo ferito il tuo amico. Anche se avete ferito il mio amico, sì. Dove dobbiamo andare? In un regno al di là del vostro. Andiamo in un altro regno. Tu vieni con noi. Solo per un po'. Solo per un po'. Useremo questo. Greida. No, Sindri dice che è rotta. Sindri? Il nano ai piedi di questa collina. Prima la stava aggiustando. Non c'era nessuno quando sono passata. Forse ha finito. I nani sono molto ingegnosi. E irritanti, considerando quei due. Vero. Prova con quella. Là, vedi. Il tempio di Tyr è al centro del lago. Da qui si arriva fino ad Alfheim. Fortunatamente non è più sott'acqua. Perché quell'essere nel lago? Nessuno lo sa. È comparso dal nulla. Poco dopo, Thor attaccò e la loro battaglia scosse tutti i regni. Alla fine non prevalse nessuno e Thor tornò da Odino a mani vuote. Il serpente rimase e divenne così grande da cingere tutto Midgard. Visto, l'avevo detto. Da quel giorno si odiano. Sono destinati a uccidersi durante il Ragnarok. Tu credi nel Ragnarok? Vorrei non crederci, sai. Noi abbiamo parlato con il serpente del mondo. Davvero? Stai esagerando. Sono bravo con le lingue, anche con quelle che non conosco. Ma quando parla lui, non capisco niente. Nessuno può capirlo. Parla una lingua morta. Oh, si sentirà solo. Fate attenzione, seguitemi. Sicura? Siamo già entrati qui e non c'è modo di tornare indietro. Vedi? Tu dici? Ti faccio vedere una cosa. Stai guardando? Liostas! Cosa? È solido! Architettura elfica. La corda è stata immersa nella luce di Alfheim e ora può risvegliare la magia degli elfi. Aspetta. Non è che sparirà, vero? Non finché la luce splenderà. Da questa parte. La voglio. Quelle radici. Che genere di magia è? È Vanir. Di Vanheim. La conosci? Ne ho sentito parlare. Mamma non mi ha detto molto degli dei Vanir. Solo che sono sempre in guerra con gli Aesir. Rispetto a Odino e Thor, immagino loro siano i buoni. Non ci sono dei buoni, ragazzo. Te l'ho già detto. E
Il tempio di Tyr, eretto con l'aiuto dei giganti. Il grande Tyr lo usava per viaggiare nei nove regni, per mantenerli in pace. Non sembra ci sia molta pace qui. Ovunque andiamo, siamo attaccati, soprattutto da cose morte. I morti viventi sono sempre più numerosi. Prima strade e sentieri erano pieni di gente. Ora sono tutti nascosti o fuggiti, tranne i selvaggi, che riescono a sopravvivere in questo mondo. Gira a destra alla fine di queste scale. Ehi, un altro cristallo di luce. Aspetta lì mentre risveglio la luce. Li osta. Funziona. Che facciamo esattamente? Ripariamo le cose. Inizia a sollevare quell'asse. Ora rimettilo. Ora riallinea la ruota sul binario. Perfetto. Ora spingi il ponte sul binario. Wow, tutto il ponte sta girando. Come fa tutto il ponte a girare su se stesso? Caspita, sei proprio forte. Spingi finché il ponte raggiungerà la posizione originaria. Sei stanco? No. È sempre stato molto forte. Allora, i morti, sappiamo che c'è chi li chiama Hellwalker. Ma cosa sono? Sono povere anime tormentate a cui è negato giudizio e pace. Come? La magia Vanir può rianimare i morti? In passato sì, ma questa non è magia. Questa piaga dei non morti è il sintomo di un mondo squilibrato. Qualcuno, qualcosa, ha interferito con forze potenti. Questo lo so per certo. Così è perfetto. Torna su, siamo pronti ora. Incredibile. Ti sei fatto male? No, non mi sono fatto male. Oltre queste porte. Quindi il Tempio di Tyr è stato costruito dai giganti o dagli elfi? Tutte le razze hanno contribuito. È stato l'ultimo atto di cooperazione tra i regni prima che la pace svanisse per sempre. Liosta. La tua corda non brilla più. Il suo potere è esaurito. Qualche scintilla di magia era rimasta, ma noi le abbiamo usate. Dammi l'arco. Ricorda, reclamando la luce di Alfheim, infonderai alla corda il suo potere. Parli come se non venissi con noi. Ci proverò, ma sono state prese misure per confinarmi a Midgard. Perché? Agli dèi non importa di me. È questo. È così buio. Questo tempio è rimasto dormiente sott'acqua per quasi 150 inverni. Basterà la luce del Bifrost a ridestarlo. Non sono opera tua. Non lo sono. Le radici appartengono al grande albero del mondo e consentono di viaggiare tra i regni. Come funziona? Serve questo, un Bifrost, per compiere viaggi tra i regni. Cattura, conserva e trasferisce la luce di Alfheim.
Metti il Bifrost là. E ora? Aspetta un attimo. Al tempio serve tempo per svegliarsi dal lungo sonno. È da questa sala, e solo da questa sala, che potrete viaggiare da un regno all'altro. Quello che vedete rappresenta il tempio in cui ci troviamo, oltre alle torri dei regni che circondano il Lago dei Nove. Tutti i regni esistono nello stesso spazio fisico, riflettendosi l'un l'altro. Queste porte, le torri all'esterno e i nove regni sono tutti intrecciati e coesistono sui rami dell'albero del mondo, separati solo dalla luce di Alfheim del Bifrost. Questo posto concentra e controlla quella luce. È l'albero del mondo? Solo una rappresentazione artistica. No, l'Yggdrasil è molto più di tutto questo. L'albero del mondo è legato al destino del mondo e noi siamo legati ad esso. L'albero nutre il nostro terreno. La rugiada delle sue foglie alimenta le nostre valli e i nostri fiumi. È l'albero a sostenere tutto il creato tramite i suoi grossi rami. La sua energia vitale permea le trame della vita. Nascere, vivere, morire, rinascere. Ogni singola maglia al di là del tempo e dello spazio. Tutto riconduce all'albero. Ecco, è così che funziona. Immagino volessi una risposta più semplice. Sì. Bene. Il ponte che avete spinto fuori adesso porta al regno di Vanheim. Ora invece girate la ruota verso la nostra nuova destinazione, Alfheim. Ma questa fa muovere il ponte là fuori? Sì, la ruota fa girare il ponte e questo si allinea con le torri dei diversi regni nel lago là fuori. Aspetta, non c'è torri in questo. Per questo è impossibile arrivare a Jotunheim. Senza una torre dove bloccare il ponte, la sequenza non inizia. Ogni regno ha una runa del viaggio che sblocca il ponte. Io ti sto dando quella per Alfheim. Ora puoi fissare la tua destinazione. Siamo pronti. Ricordatevi il Bifrost. Meglio che non lo perdiate. Ora il ponte del viaggio si allineerà e si aprirà il regno tra i regni. Vedi quel grande cristallo? Ogni regno ne possiede uno che concentra e amplifica il potere del Bifrost e apre il ponte verso quel regno. Per questo si può viaggiare tra i regni solo da questa sala. Come mai dal lago manca la torre di un regno? La torre di Jotunheim scomparve da tutti i regni oltre 100 inverni fa, quando i giganti sparirono da Midgard. Dove andò a finire e come la spostarono rimane un mistero. Non funziona, siamo ancora qui. Seguitemi. Il Bifrost è buio. Il viaggio l'ha esaurito. Per tornare va rigenerato con la luce di Alfheim. Siamo bloccati. Qualcuno con la tua abilità non avrà problemi a tornare a Midgard. E riusciremo a scacciare quell'alito nero? Se cattureremo la luce di Alfheim, sì. Benvenuti ad Alfheim, signori. E adesso vedrete la luce. Ma si vede appena. Qualcosa non va. La vedi quella colonna di luce? Si trova al centro del tempio ad anelli. Quello che ci serve è laggiù. No. No, 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 maledizione. Che ti succede? Per ripristinare la magia del Bifrost, devi entrare nella luce. Sta bene attento, non farti prendere. Non è morta, vero? Improbabile.
Andiamo. Guarda questo posto. Non toccare niente e restami vicino. Che cos'è? Credo tu l'abbia ucciso. Guarda lassù. Wow, che succede? Non ci interessa, concentrati. Ragazzo, qui. Sì. Che cosa dice? Parla di un'eterna guerra per la luce. Non capisco. Se serve a entrambe le parti, perché non la condividono? Avidità. Scoprirai che spesso è causa di guerra. Uccidono ancora gli elfi chiari. È la guerra ed è finita. I chiari hanno perso. Oh. La sinistra! Lo butto a terra! Perché ci attaccano? Che abbiamo fatto? Ne verranno altre. Da dove viene questa roba? Hai detto qualcosa? No. Ah, ok. Ehi, è un frammento di codice linguistico. Dovremmo cercarne altri. Almeno ci stiamo avvicinando alla luce. Aspetta, non è Sindri. Atreus, da me. È libera. Come fa ad essere qui prima di noi? La nostra strada tra i regni è unica. Magari è l'unico modo di viaggiare per voi, ma i nani sono pieni di sorprese. Non è una risposta. Ah, tieniti stretto questo senso di stupore. Sono così pochi i misteri quando possiedi una quantità di conoscenze arcane pari alle mie. Dove scovare le risorse rare in ogni regno, come usarle per creare meraviglie oltre ogni immaginazione. A occhi inesperti sembrano tutte magie. Oh. Oh. Va bene. Si tratta di magia. Contenti? Avete davvero creato l'ascia per mia madre? Oh, la riconoscerei ovunque. È una delle mie... Su, vieni. Arrivo. Cosa hai detto? Niente. Davvero? Ok.
Tua madre parlava di questo regno? Non molto. Solo che gli elfi combattevano per la luce. E stavano isolati. Io non ho detto niente. Strano, avrei giurato che... Che hai, ragazzo? Voci! Tu non le senti? Non sento niente. Se ne stanno andando. Sentivo delle urla. Tante voci, arrabbiate. E tu non le sentivi? No. Erano... malvagio. Guarda, proviamo a parlarci. No. Se gli serve aiuto? Non ci ostacolano, quindi non ci interessano. Ma non forse... ci interessano. Peccato, gli elfi non vanno d'accordo. Alfheim è un posto. La porta blu. Deve essere questo l'ingresso. Andiamo. Fan. Il ponte è sparito. Hanno coperto il cristallo con quello. Perché? Per impedire i rinforzi. Suna, devi essere pronto. Gulna, Babaulo. Qualcosa è accaduto, credo. Urlava Paolo! Problema hanno con lui? Noi non siamo di qui. Aspetta, combinate insieme così,
Sembrano una specie di runa, ma non ha senso. Torniamo alla barca. Peccato, gli elfi non vanno d'accordo. Alfheim è un posto così bello, ma la guerra lo rende brutto. Vedi con gli occhi di un bambino. In guerra, per un soldato è bello solo il sangue del nemico. Basta, le storie sono per quando siamo in barca. Concentriamoci. Attento, sotto di te! Chiusa con la magia. Teniamoci lo stretto. In che senso vedo il mondo con gli occhi di un bambino? In guerra. Per un soldato è bello solo il sangue del nemico. Il resto di lui è perduto, a volte per sempre. Tu conosci bene la guerra, vero? Continueremo un'altra volta. Padre, le colonne ad anello formano una runa elfica. Cosa chiede? Senza di me o dentro di me, la morte è sicura. Ma dentro di te... io sono la vita più pura. Sì, è l'acqua. Ehi! Erano di nuovo le voci, ma erano voci diverse, meno arrabbiate. Chiedevano aiuto. Noi siamo qui per la luce. Non mi importa chi siano e cosa vogliono. Non ti importa mai niente. Hai qualcosa da dire? No. Che succede? Wow, guarda qua! Padre? Sì? Le voci che sentivo non erano chiare, ma in sottofondo sono sicuro fosse... mamma. Non è possibile. Ma l'ho sentita. Atreus, basta. Sembra diverso. Guarda quelle corna. Dietro di me. Non è un buon segno. Padre!
Sta lontano dalle gabbie. Chissà perché sono rinchiusi. Mista! Preparati. Cosa? Spero ne sia valsa la pena. Seguimi, Atreus. Arrivo. Corridoio condurrà al tempo. Lo scopriremo.
Avevi torto prima. Oh. Conosco bene la voce di mamma. Era lei. Lei se n'è andata. Non parlarne mai più. Bene.